non voglio rotture, grande filosofia di... Ma sì, ma perché comunque non puoi piacere a tutti, a quelli a cui non piaci c'è il violento, c'è quello che ti minaccia quando ti va bene, c'è quello che fisicamente ti viene a fare un dispetto, ma in realtà, oh, il mondo web è come il mondo reale, cioè non è che c'è tutta questa grandissima differenza, quindi in questa visione ti dico non ti vergognare, non avere paura. Prendi, vai avanti per la tua strada e chi se ne. Tanto se ti supportano, ti supportano. Se non ti supportano, è un tuo desiderio, lo fai lo stesso. Guida poco, cioè ti cambia davvero poco. L'unica cosa che ti cambia è se ti supportano. Quindi se attivamente delle persone per cui dici spingo un po' di più, faccio quella cosa in più. Ma diversamente, se non c'è quel supporto, non è che devi fare di meno. Poi dipende sempre dagli obiettivi e dagli scopi che uno ha. Ma sì, ma perché poi se mi guardo attorno è difficile spiegarlo comunque come mondo, come cosa. Semplicemente te la vivi ed è una cosa che ti vivi tu. Cioè, non... Sarà che sono abituato al contrario, però è qualcosa che tu fai, ma lo fai anche solo per te stesso. Quindi finché ti fa stare bene, riesci a sostenerlo. Se non ti fa stare benissimo, o lo fai con finalità lavorative, quindi sfruttando e facendo cose, dici è un lavoro, lo devo fare, che io voglio o meno, oppure trovi quantomeno la motivazione di andare avanti nell'etica. Cioè alla fine, non, come dissi anche nella live di Niccolò, io non sto giocando allo stesso gioco degli altri creator, quindi non mi interessa competere. Non ho alcun interesse nel competere, sono partite diverse. Io sto creando qualcosa di originale, di nuovo, di inesistente, quindi no problema. Ma sì, ma l'originalità paga sempre, ma anche dal punto di vista, cioè, si ha molta paura che ci sia il plagio, che ci sia qualcuno che ti copia di più grande, che si prende i meriti, ma in realtà poi tu, una volta che l'hai avviato, è tuo. Quindi se qualcuno ti copia, tu vedi come gli va, vedi se gli va bene. Se non gli va bene solo perché ha tanti iscritti, ma effettivamente ha portato valore, vai, ti riprendi il tuo progetto e ce l'hai pure potenziato e lo rilanci. Quando la gente ti viene a dire, gli fai vedere la data, l'ho inventato io, l'ho avviato io, lui l'ha copiata a me, io mi sono ripreso il meglio. E mo te la prendi? Però ci sta. Cioè, alla fine, anche con i progetti alla fine li devi rendere pubblici. Non li puoi tenere in una campana di vetro. Se no te li fai, te li tieni, li brevetti. Io alcuni li brevetto, soprattutto quando vado a proporli alle aziende. Appena me li copiano, appena li propongono ad un creator più grosso, io vado là, royalty, mi devi pagare lo stesso. Il bello è che se lo fanno in maniera illecita, le royalty le decido io. Quindi mi prendo lo stesso stipendio del creator e chi se ne frega. E non devo fare niente. Ti do il permesso di utilizzare il progetto. Cioè, alla fine, sto mondo è così. È molto basato sul tacito assenso, soltanto perché la gente non si prende i fastidi. Ma in realtà, se ti prendi i fastidi, hai il tuo tornaconto sempre e comunque, soprattutto nella legalità. Eh sì, te lo consiglio, ma semplicemente perché ti spiega quello che ho sempre fatto io, cioè iniziare da poco è comunque iniziare. Quindi anche se tu fai l'1% ogni giorno, alla fine ti ritrovi ad avvicinarti agli altri. Mi ci sono scontrato molto con il percorso psicofisico, con la palestra. E cioè partivo che non avevo una mobilità, poi sono arrivato ad avere la mobilità delle persone normali, tra virgolette, e comunque se non avessi fatto quel 1% su 100 non sarei mai arrivato dove sto ora e non arriverò mai dove sarò domani. Quindi alla fine sì, come mentalità, come cosa, ti aiuta comunque a superare un ostacolo, a capire che il lungo periodo comunque ti permette di raggiungere quelli che sono i tuoi obiettivi. E spesso e volentieri abbiamo fretta, soprattutto nel mondo di oggi dove è tutto super veloce,
A volte investire il proprio tempo poco alla volta ti porta comunque a sviluppare delle capacità che altrimenti velocemente non potresti mai avere. Ma perché poi noi ci demoralizziamo pure? Alla fine quelli sono punti deboli che una volta che inizi ad applicare diventano pubblici. Vuoi che sia io col personal trainer, con il nutrizionista, vuoi che sia io con voi? E quindi alla fine mi sono detto: sapete che sta di nuovo? Vi do tutte le armi per farmi male, non mi interessa più. Tanto male ad andare, lo venite a sapere, lo venite a scoprire. Sto fatto di nascondere, di censurare. Sono una persona normale, sono forte, sono debole su altre cose. Quindi prendi tutto, fai quello che vuoi. Perché non mi interessa più. Mi devo concentrare su quello che mi fa cambiare, su quello che mi fa superare, su quello che mi fa evolvere. Cosa ti spinge nella tua missione autentica? Io, cioè, mi spingo io, nel senso sono consapevole di poter arrivare al lato corrotto, ma volontariamente posso scegliere liberamente quello che reputo più giusto per me. Quindi ho quella conoscenza tale che mi fa dire: conosco entrambe le strade, non ho bisogno di addentrarmi e perdermi in una per poi fallire oppure andare avanti così, perché poi c'è una demonizzazione della strada sbagliata, ma in realtà è quella più soddisfacente. Dato di fatto, cioè quando nella tua vita sei ricco, sei benestante, tutti ti venerano, ti vogliono tutti bene, chiedi una cosa e te la regalano, il benessere è qualcosa che alla fine ti regalano se hai stabilità economica. Basta pensare ai ricchi che scroccano le cene, ai ricchi che non pagano nessuno, che gli offrono i servizi. Perché? Perché hanno una condizione economica. Non perché comunque vogliono apparire, la gente vuole semplicemente apparire. Quindi cosa mi spinge nell'originalità? Io. Perché non è un esempio diffuso. Sono pochissimi i creator etici, sono ancora di meno quelli che non spacciano per autenticità il loro lavoro, quando in realtà basterebbe dire: è un lavoro e lo faccio, e lì avresti tutta la mia comprensione, tutta. Invece no. Hai un piano alimentare che segui in te? Sì, ho un piano alimentare, ora stiamo aumentando piano piano con carboidrati e chilocalorie per spingere ancora di più. E comunque quest'anno ne parleremo un po' in maniera evoluta. Infatti penso che la playlist del percorso psicofisico, la prima serie, tra virgolette, la chiudiamo e ne avviamo una nuova, dove magari non escludo di fare anche qualche video in live.